controcorrente verso una politica che si occupi di interessi degli italiani e non di bandierine dei singoli schieramenti. Noi qualche mese fa abbiamo fatto cadere il governo Conte e tutti dicevano siete pazzi. Oggi vediamo che grazie a questa scelta abbiamo un governo, il governo Draghi, che è molto più forte e più autorevole. Dunque andare controcorrente si rischia un po', ma poi si portano a casa dei risultati. Meloni al posto di Draghi mi sembra un incubo, non avverrà. La Meloni guida un partito che è contro l'Italia, non a favore dell'Italia, contro il PNRR, contro l'accordo di Dublino, contro tutto ciò che serve al nostro paese. La Meloni non passerà. Le amministrative sono importanti per scegliere i sindaci, ma il Presidente del Consiglio è solido e saldo. E dicono tutti che sono il più impopolare d'Italia. Pensavo che avremmo venduto molto meno. E invece abbiamo venduto tanto e sono molto contento naturalmente. Però al di là delle vendite la cosa bella è la gente che c'è, le discussioni. Anche perché in questo libro mi sono tolto un po' di sassolini dalle scarpe, forse anche qualcuno di troppo.